Nell'ambito della celebrazione dei primi 150 anni dell'Unità d'Italia, il generale Antonino Torre, membro dell'Assemblea Capitolina, con il sostegno del sindaco Gianni Alemanno, ha organizzato il 12 giugno 2011 una rievocazione dell'arrivo a Roma delle truppe alleate, avvenuto il 4 giugno 1944. Le immagini che seguono possono fornire in maniera sintetica lo svolgimento del grande evento che ha coinvolto con spirito partecipativo migliaia di cittadini della capitale. Racconta Robert Katz in Roma città aperta. L'operazione Dayden, il regale nome in codice affibbiato alla strategia di sfondamento di Alexander, iniziò nella notte stellata dell'11 maggio 1944. Lo sfondamento della linea Gustav, che aveva appassionato le vite di quelli che l'avevano progettato, si rivelò anche l'inizio della resa dei conti fra Clark e Alexander. L'operazione Dayden, concepita da Alexander e accettata da tutti, era una specie di duplice colpo per abbattere il nemico ancor prima di raggiungere Roma. L'offensiva di Anzio, seconda fase della Dayden, sarebbe stata sincronizzata per unire le forze che si riversavano dalla testa di ponte con quelle della quinta e ottava armata che risalivano la valle dell'Iri. L'unica speranza che la quinta armata aveva di vincere, specie prima della Overlord, dipendeva dal fatto di muoversi da Anzio direttamente verso la capitale. Scrisse Clark: avevamo raccolto tutte le nostre forze per espugnare Roma. Eravamo in grande agitazione. Non solo desideravamo l'onore di prendere la città, ma ritenevamo di meritarlo, che in un certo senso la cosa ci ricompensasse dei colpi e delle frustrazioni ricevuti nel respingere le pressioni invernali dei tedeschi. La mia sensazione era che nulla avrebbe fermato la nostra avanzata verso la capitale italiana. Alle 6 del 23 maggio, era una mattina nebbiosa ad Anzio, i tedeschi furono di nuovo colti di sorpresa quando gli alleati fecero ancora ricorso ai cannoni. Nell'arco di poche ore, il sesto corpo d'armata del generale Truscott, 4 mesi e un giorno dopo lo sbarco, si riversò dalla testa di ponte, lasciando dietro di sé sulla sabbia parecchio sangue giovane. Schiacciando rapidamente la confusa resistenza del nemico, Truscott avanzava deciso, seppur ancora perplesso dal fuoco incrociato degli ordini ricevuti. Doveva obbedire ad Alexander e dirigersi ad est verso Valmontone o cogliere la sfida di Clark e guidare la quinta armata da nord-ovest verso i Colli Albani in linea retta fino a Roma? Il piano di Alexander sembrava perfetto, quasi fosse stato previsto in una sfera di cristallo, mentre la posizione attendista di Clark appariva del tutto obsoleta. Fu allora che l'americano prese una decisione audace. In effetti Clark, invece di scegliere se dirigersi a sinistra verso Roma o a destra verso Valmontone, andò a destra e a sinistra. La principale offensiva del Sesto Corpo si svolgeva a nord-ovest, sui Colli Albani, mentre un piccolo contingente proseguiva per la statale 6. Così Clark evitava di disobbedire agli ordini di Alexander. Roma, non Valmontone, era il bottino, ma non per una pubblicità da 4 soldi, bensì, come riconobbero Roosevelt, Stalin e perfino Churchill, per l'intangibile effetto psicologico della sua caduta. Roma sarebbe bruciata e sarebbe crollato il Colosseo, avverando così l'antica profezia: quando cadrà il Colosseo, cadrà Roma. E quando cadrà Roma, finirà il mondo. In pochi credevano che Hitler avrebbe perdonato la capitale della nazione traditrice che si era ripromesso di punire. Concedendogli infine ciò che gli spettava, Alexander spostò l'ottava armata dal percorso di Clark. Gli inglesi sarebbero passati a est della città. Roma sarebbe stata tutta per l'americano. La quinta armata si stava ormai preoccupando di quale unità americana avrebbe tagliato per primo il traguardo. Se il sesto corpo che veniva da Colli Albani o il secondo corpo dalla statale 6. La strategia finale di Kesselring, resistenza della retroguardia per allentare l'avanzata degli alleati fino a che le sue truppe ritirate non fossero state al sicuro, aveva soffocato per tutto il giorno il traffico a senso unico nelle strade di Roma. Da Piazza Venezia lungo il corso, una processione sterminata di camioni stracarichi di soldati germani, tutti neri di fuliggine e sporchi di sangue. La gente li guardava e non diceva niente. Loro non guardavano nessuno, narra nella storia Elsa Morante. Su ordine di Clark, continua Robert Katz, si era formato un certo numero di unità operative che dovevano fungere da apripista, a loro volta guidate dai reparti di avanguardia. Uno o l'altro dei vari contingenti della Quinta Armata avrebbe reclamato di essere stato il primo a entrare in città.
L'onore, benché ufficioso, sarebbe spettato alla prima forza di servizio speciale di Frederick, che entrò nel cuore di Roma a prima sera. All'interno della città, un ordine impartito non si sa da chi, aveva stabilito il coprifuoco per le 18. Le strade erano misteriosamente vuote. La sera del 4 giugno, per la mancanza della luce elettrica, tutti si coricarono presto. Il testaccio era calmo sotto la luce lunare. E nella notte gli alleati entrarono a Roma. D'improvviso si levò un grande clamore per le strade, come fosse Capodanno. Le finestre e i portoni si spalancarono e si cominciarono a sciogliere le bandiere. Non c'erano più tedeschi nella città. Dall'alto e dal basso si sentiva gridare «Viva la pace! Viva l'America!» Il 5 giugno 1944, lunedì, l'esercito che aveva sganciato migliaia di bombe su Roma sarebbe stato bombardato da tutti i fiori di primavera, salutato da 2 milioni di persone che ricominciavano a vivere. La dichiarazione e questi patti che vedevano una certa libertà di manovra da parte degli italiani, alla fine, come spesso succede in guerra, non furono i patti, non sunt servanda in guerra, e quindi finimmo in un periodo di preparazione nella zona di Anzio per procedere allo sbarco, e fecero una testa di ponte. Quel periodo le cittadine del Lazio, Aprilia, Velletri, Valmontone furono coinvolte, alcune distrutte completamente da questa Maxen, ordina il 2 giugno del 44. Il comandante responsabile dell'area era questo generale tedesco e capì che non c'era, e ordina il ripiegamento su Roma. 4 giugno mattina arrivano i rossi, le avanguardie alleate arrivano nella capitale, alla periferia. Clark, da buon comandante, non ha voluto dire, ha dichiarato che lui non era in grado di dire, per lasciare il merito, la gloria a tutti quanti i combattenti. Quindi non si sa chi fossero veramente, però il 4 giugno mattina arrivarono a Roma. Arrivarono a Roma e dal 5 dilagarono la città. Occuparono tantissime aree, si acquartierarono all'Università La Sapienza, si acquartierarono nella zona di quello che era chiamato all'epoca Foro Mussolini, adesso si chiama Foro Italia. Gli americani garantirono che non venisse minimamente danneggiata, e noi l'abbiamo usata per le Olimpiadi del 60 e le useremo, grazie al sindaco Alemanno, per le prossime Olimpiadi, come fulcro e come zona in cui maggiormente si può fare lo sport, grazie anche agli americani, nonostante abbiano lasciato il monolite con quel cognome. Con gli americani nel 44 abbiamo acquisito il diritto a vivere, quindi basterebbe solo per questo, per dire che tutto sommato la cosa è stata grandemente positiva. Hanno portato dei valori, abbiamo fatto anche noi dei passi, tutti i valori che abbiamo acquisito nel bene o nel male li dobbiamo conservare. Qualcuno ha detto che chi non conserva la memoria storica e prima o poi ricadrà negli stessi errori che ha fatto nel passato. Io mi auguro che noi, anche con queste piccole celebrazioni, questa ricostruzione, considerare che questa è un'associazione che ha volontari che vengono dalla Valle d'Aosta, volontari che ci rimettono di tasca, e li vedrete sfilare vestiti da Marines, da Brigata Ebraica. I granaglieri che vedete sono veri, i granaglieri e i carabinieri sono veri. Grazie dell'attenzione. La sfilata, come qualcuno ha rilevato, viene aperta dai suonatori di cornamusa. Come ho detto, per noi erano tutti americani, però c'erano questi pure con sta cornella che nessuno capiva che fosse, e che suonavano la cornamusa che noi di solito suoniamo a Natale, i nostri pastori. E allora ho voluto, per dare un tocco di colore, convocare l'ennesimo gruppo storico che viene da Perugia, il Pipe Band, vestiti da scozzesi, che suoneranno
marce musiche dell'epoca con le loro cornamuse che adesso si sentono in lontananza. Questo era un mezzo da 88 di disco. Questo è il giornale dell'epoca. Questa è uscita il 4 giugno 1945.